tutti prontissimi e ben svegli, ci siete tutti? Ogni mattina facciamo l'appello, possiamo partire. Franz c'è, altrimenti senza di lui non si va in onda. Buongiorno Siena, buongiorno a tutti. Si ricomincia dopo la pausa festiva, si ritorna a parlare di notizie, informazione, interviste, collegamenti, insomma tutto quanto può offrire questa nostra trasmissione che inizia con la ricorrenza di oggi. Oggi il 2 novembre si commemorano i nostri defunti, ma stabilita dall'ONU, oggi è anche la giornata mondiale per il contrasto all'impunità dei crimini contro i giornalisti. E andiamo ai fatti storici che hanno caratterizzato la data del secondo giorno del mese di novembre. 1930 Haile Selassie viene incoronato imperatore d'Etiopia e poi 1936 la BBC inizia le regolari trasmissioni televisive. Siamo al 1948, elezioni presidenziali statunitensi, il vincitore è Harry Truman. Per quanto riguarda il 1963, il presidente sudvietnamita Ngo Dinh Diem viene assassinato in un colpo di stato militare. E per quanto riguarda la data del 1975, viene ucciso all'idroscalo di Ostia Pierpaolo Pasolini. 1976, Jimmy Carter sconfigge il presidente uscente Ford alle elezioni negli Stati Uniti. Poi 2004 viene ucciso il regista olandese Theo van Gogh, il nipote del pittore. L'uomo era stato minacciato dopo un film sulle donne nel mondo islamico. 2012 esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Ralph spacca tutto, è il 52esimo classico della Disney. E nel 2020 muore a Roma Gigi Proietti. Adesso siamo ai nati oggi. Maria Antonietta, 1755, era stata la regina di Francia. Poi Radetzky, che è il militare austriaco che a scuola sicuramente abbiamo studiato nei libri di storia, nato nel 1766. Arnoldo Mondadori, l'editore, era nato nel 1889. Luchino Visconti, regista, classe 1906. Burt Lancaster, nato nel 1913, attore statunitense. E poi parliamo anche di Gigi Proietti di nuovo, perché nato nel 1940, morirà appunto nel 2020, nel giorno del suo compleanno. Eva Enger, nata nel 1972, soubrette pornostar ungherese. E adesso ci spostiamo invece di nuovo a Siena, al centro di Siena. C'è Maura Martellucci che ci sta aspettando. Buongiorno. Buongiorno Siena. Già nel 1472 il comune aveva istituito un monte di pietà, non una banca, il cui scopo principale era prendere in prestito capitali dell'ospedale e delle opere pie e ridargli impegno ad un tasso agevolato per i cittadini. L'instabilità politica dei primi anni del Cinquecento, la fine della Repubblica, apre la crisi però del Monte di Pietà e allora Cosimo I interviene per riorganizzarlo. Dopo aver avuto l'autorizzazione a prestare denaro agli allevatori di bestiame della Maremma, siamo nel 1574, l'ente diventa una vera banca nel 1619, quando la Balia chiede di istituire un altro monte per far fronte ai bisogni crescenti dei cittadini. A tale richiesta, il Granduca, che era Ferdinando II, rispose creando il Monte Non Vacabile dei Paschi della città e Stato di Siena, il cui atto di fondazione risale proprio al 2 novembre del 1624. Il nome Paschi deriva dal fatto che Siena vantava diritti di pascolo in Maremma, dove poi convogliavano parte di questi capitali. Quindi la banca è del 1624. E dal Monte dei Pascoli, così definito un tempo, a quella che è invece la musica, l'evento musicale di oggi, perché siamo al 2015, dai, ci divertiamo un po' almeno con un brano che dà ritmo alla nostra giornata, perché in questa data La vita com'è di Max Gazzè è tra i più trasmessi in radio. Fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze dette su un collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè, ammazzo il tempo trovando con l'auto meditazione, canto un po' nella testa, oh, 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 oh.
pulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui mi lascerei tentare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei. L'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai. Lo sai, guarda te, questo straccio di vita cos'è? Non la faccio finita soltanto perché pronto un altro caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non rompi addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue che mi han detto. Com'è? Non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non avrò più addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente c'è l'eco di quelle male lingue che mi han detto. Ci sono cose su di lei che è meglio non sapere mai, sai che ricordo mi resta di noi. Ma ci sono cose su di me che forse non ci crederai, sai che ricordo ti resta di noi. E dunque pronti a leggervi le notizie flash? Cominciamo dalla guerra, purtroppo. Cominciamo ancora con le notizie che caratterizzano Israele e Hamas. Il raid israeliano, l'ultimo, potrebbe essere un crimine di guerra. I primi 4 italiani lasciano la striscia di Gaza. Sono gli aggiornamenti per questo giovedì 2 novembre. Intanto il Papa ha detto non si risolve nulla con la guerra. Possibile l'escalation sarebbe la fine di tante cose, di tante vite. Andiamo ancora avanti con Francesco Totti. Non ho accettato il distacco del calcio. Spalletti fu unico con Ilari. Devo trovare un nuovo equilibrio. Parla appunto Totti e dice: i gregari sono più importanti dei numeri 10. Mi manca mio padre. Mi basterebbe vederlo anche solo 10 secondi al giorno. Un rimorso. Lo sputo a Poulsen. Per quanto concerne invece qual è il piano per Gaza a guerra finita, l'interrogativo oggi sul web con l'idea americana, una missione per la transizione e l'ipotesi di riportare la striscia sotto il controllo di Abu Mazen, che però l'ultradestra israeliana vuole indebolire. Per quanto concerne invece Val di Tara, c'è un ritorno dell'antisemitismo, la scuola deve fornire gli antidoti, il ministro dell'istruzione in aula, non si mettono in discussione l'olocausto. E le foibe sarà al corteo per la Lega per i valori occidentali. E ancora per ITA cerca 330 milioni per i nuovi aerei in attesa di Lufthansa, appunto, i finanziamenti dovrebbero servire per comprare 7 velivoli di nuova generazione. Vanno avanti le trattative con l'antitrust, oggi conti record del colosso tedesco, quindi in attesa appunto c'è questa ricerca così definita per arrivare ai nuovi aerei. L'ex 007 Carmono, avvertito dell'attacco di Hamas, Netanyahu non ha ascoltato, i servizi hanno agito tardi. L'agente segreto, già consigliere di Rabin, dice il premier si illudeva di rendere Hamas innocuo grazie ai soldi del Qatar.
Tra i soldati israeliani ora non c'è spazio per piangere i caduti, dobbiamo combattere o noi o loro. L'attesa prima della battaglia, i funerali in diretta TV. I media diffondono i nomi dei 16 militari uccisi, hanno in media 20 anni. E poi appunto da questa notizia invece all'alta ristorazione, chi sono e quanto fatturano i colossi italiani appunto in questo campo dopo il periodo difficile dell'emergenza sanitaria. La ristorazione di lusso chiude il 2022 con una netta ripresa. Sono notizie che ci portano ovviamente da un fronte ad un altro, dalla guerra all'Italia, da quello che succede a livello di governo a quello che accade invece a livello di cronaca. Per la cronaca nera, donna uccisa in casa, coltellata e scomparso il marito, il giallo a Chieti per una coppia inglese, ipotesi, omicidio. Si era innamorata del mare e delle montagne dell'Abruzzo, l'inglese di 66 anni, e aveva deciso di stabilirsi appunto in Italia, scegliendo come dimora un casolare. Poi appunto questo delitto, la donna uccisa a coltellate, il marito è scomparso. Ad Atene scontri tra gruppi di estrema destra antifascisti, fermati 21 italiani. Gli arrestati per le violenze sarebbero in tutto 39, gli italiani sono esponenti neonazisti, gli attacchi a un vagone della metropolitana in una stazione del centro della capitale. Un'altra vittoria per Sinner a Parigi, una vittoria in rimonta 6-7, 7-5, 6-1 con McDonald, e il successo del tennista italiano è arrivato dopo una maratona notturna di 2 ore e un quarto. Mario, cameriere in pensione, per arrivare a fine mese vendo i fiori del mio campo. L'uomo, 67 anni, è di Campi Salentina, il paesino di Carmelo Bene, alle porte di Lecce, vende i fiori del suo campo per strada. Cameriere in pensione, non riuscirebbe altrimenti a sbarcare il lunario. E purtroppo è una situazione che abbiamo riportato in primo piano più volte. La scienziata in corsia che studia il cervello è il nostro cuore, ha detto la professoressa Micaela Matteoli, che valorizza il talento femminile. Sulle neuroscienze bisogna impegnarsi di più, trattiamo i sintomi, non la causa. Poi il processo alle auto elettriche. Il Corriere della Sera ha deciso di fare questa scelta con varie puntate, appunto, e adesso si parla di ricaricare, che è molto complicato, il suo uso spaventa perché pochi ancora la conoscono. Si parla dell'auto elettrica, presto però nessuno potrà farne a meno. Ma quali sono le sue colpe? Ogni giovedì sul Corriere appunto il confronto tra accusa e difesa, e si cerca di capire il processo all'auto elettrica, si cerca di capirne di più per quanto riguarda anche il futuro, il nostro futuro. Cisgiordania con i coloni, occupazione, Dio ci dice che dobbiamo stare qui, vendetta, recita un poster attaccato nel segnale stradale che indica l'ingresso a Eli, l'insediamento israeliano in Cisgiordania, 30 km a nord di Ramallah. E in questo caso un altro aggiornamento dalla guerra e da chi vive nelle zone appunto che in questo momento sono al centro delle attenzioni di tutti. Perugia, l'animatore orco era già stato denunciato, non poteva essere assunto, ingannati da un curriculum falso, è quanto è accaduto sulle acque del lago Trasimeno, insomma in una zona tra Collina e Pineta, un piccolo paradiso dove in campeggio lo scorso anno è avvenuto questo fatto, questo gravissimo fatto con l'animatore appunto che era già stato denunciato, quindi era forse il caso di tenerlo lontano dai ragazzi. Stipendi statali, i nuovi aumenti estesi anche ai precari, incrementi mensili da un minimo di 50 fino a 90 euro, precari della pubblica amministrazione sono stati esclusi dall'anticipo natalizio una tantum previsto per i dipendenti pubblici. E poi invece Bertolino racconta quello che è accaduto, il mio quartiere è sott'acqua, molti facevano video invece di darci una mano, il cabarettista spiega dei sacchi di sabbia, noi tutti agli ordini della donna delle pulizie dopo gli allagamenti che ci sono stati in questi giorni nel nord Italia. Sabrina Di Girolamo, tetraplegica dopo l'operazione eseguita dallo specializzando, Les Mis sarà risarcita con 769.000 euro. Doveva essere un intervento di routine e invece Sabrina Di Girolamo, 42 anni di Terracina, è rimasta tetraplegica per l'errore di uno specializzando lasciato solo in sala operatoria. Maria Elena Di Sabatino sa di dover morire per i suoi 46 anni da una grande festa, è deceduta ieri a Teramo. Il racconto di quello che è accaduto, insomma una festa per il mio ultimo compleanno, aveva detto la donna, e così è stato purtroppo perché è deceduta a Teramo dopo la festa di qualche giorno fa. Lo scherzo a Meloni, dagli hacker al tranello dei comici russi, tutte le trame di Mosca contro l'Italia. Nonostante il tentativo di farmi dire frasi scomode, ho detto sull'Ucraina e sull'immigrazione illegale esattamente quello che dico pubblicamente. Sapete di questo fatto, di questa così interferenza, chiamiamola così,
per far parlare la Premier Meloni. Donne, carriera, ostacoli nel mondo della ricerca, pesano i pregiudizi di genere. Poche, pagate di meno, quasi mai ai posti di comando, anche nel mondo della ricerca la parità di genere sembra ancora un miraggio, soprattutto nelle facoltà scientifiche per le donne. Per quanto riguarda Ursula von der Leyen se ne parla, per ambizioni, amicizie, inciampi, qual è la partita della Presidente? Si ricandiderà alla Commissione Unione Europea o punterà alla Segreteria Generale della NATO? Il ritratto della donna che è stata definita la più potente del mondo. Romario, l'insulto ad Ancelotti, CT del Brasile. Riassumendo senza andare a leggere l'insulto, assolutamente no. Secondo Romario, Carlo Ancelotti dal luglio 2024 allenerà il Brasile, l'ex campione del mondo Romario, vicepresidente del Senato, non ci sta e poi lo insulta appunto in questo caso con il suo intervento. Pubblicità, dagli short blasfemi alla pesca dei separati, la controrivoluzione dello scandalo. 50 anni fa la campagna Chi mi ama mi segua venne accusata di blasfemia. Ora quello della bambina figlia forse di separati rimette la pubblicità al centro, e di pubblicità se ne parla molto con tanti interventi e soprattutto con alcune pubblicità, sinceramente, dobbiamo dirlo, discutibili. Iannone che torna dopo la squalifica per doping, adesso siamo allo sport, come sono andati i test in Superbike, Andrea Iannone di nuovo in sella per quanto riguarda i 4 anni di squalifica per doping, correrà in Superbike sulla Ducati e quindi un ritorno per lui. Luigi Berlinguer è morto, l'ex ministro dell'istruzione, cugino di Enrico, si è spento a 91 anni. Val di Tara ha lasciato una traccia importante. L'addio a Luigi Berlinguer, l'ex ministro che è morto a 91 anni a Sassari dopo una lunga degenza all'ospedale di Siena dall'agosto scorso. Quindi una notizia che riguarda direttamente anche la nostra città. Ne avremo parlato poi più avanti nelle notizie locali. Intanto troviamo questa news e troviamo anche una notizia sul bonus spesa, confermata la social card da 382 euro per le famiglie fino a 15.000 euro, l'inflazione torna al 2%, un buon segnale, questo è l'interrogativo. Intanto si prevede uno stanziamento per il 2024 di 600 milioni di euro, 100 milioni in più rispetto al 2023, oltre che per la spesa si potrà usare per l'acquisto del carburante o di abbonamenti al trasporto pubblico. Chiara Ferragni per Halloween come Sharon Stone in Basic Instinct, ma la scena sexy è pixellata, quindi insomma se volete proprio andare a scuriosare arrivate fino a un certo punto, non tanto più là. L'influencer e imprenditrice digitale ha scelto di impersonare l'attrice americana nel celebre film. Per quanto riguarda il colesterolo ce ne parlano oggi con le statine per curare appunto il colesterolo, per ora non c'è evidenza scientifica che suggerisca di prescrivere alla persona sana l'uso di questi farmaci solo in funzione anticancro. E invece per Casa Pound, una notizia che quindi ci riporta a quello che abbiamo letto in merito ad Atene, 21 arresti, il gruppo era diretto a un raduno di estremisti di destra, espulsione immediata, l'intelligenza e la polizia greca erano in allerta da giorni, ci sono 21 arresti appunto di italiani in Grecia. In questo caso poi si parla di tumore al cervello, è morto il figlio di Darvill, l'attore della saga della Marvel, aveva 10 anni, una tragedia appunto per l'attore australiano e per la sua famiglia. Altra notizia con il tumore al pancreas, è scoperto da uno studio italiano un loop infiammatorio che alimenta la malattia, le prospettive per le nuove cure, ci sono dunque nuove speranze per la cura contro il tumore al pancreas grazie a un inedito studio pubblicato e quindi nuove speranze e sono ovviamente le benvenute. Briatore derubato a Milano, un extracomunitario mi ha portato via lo zaino dall'auto, città fuori controllo, ha detto Briatore, derubato proprio nel centro della città. L'imprenditore è stato vittima di un furto in zona Cordusio, salvato poi da un capitano della Guardia di Finanza e quindi però ha detto che la città è assolutamente fuori controllo. La giovane di Borbone, la principessa Leonor, con figlia di re Felipe, della regina Letizia, con il giuramento sulla Costituzione a Madrid, l'abito bianco, la coda di cavallo, il collare di Carlo III, insomma si va a celebrare, diciamo così, quella che è una giovane rampante. Poi lo scherzo telefonico a Giorgia Meloni, ci torniamo adesso con Conte e Renzi che dicono una figuraccia, Guerini del Copasir, interviene anche lui e difende da Meloni la stessa linea, i veri comici sono quelli che la criticano, ha detto
POS come bancomat, sarà possibile prelevare contanti in negozi e tabaccai. La nuova misura è in manovra, aprire al prelievo direttamente dal POS per aiutare soprattutto quelle aree interne o i piccoli comuni dove oramai si trova con difficoltà uno sportello bancomat. Noi troviamo invece con molta facilità l'appuntamento con la pubblicità, quindi una pausa e poi rientriamo. La notizia di Gerardina Corzano morta per la pizza al botulino, questo è l'interrogativo, aperta un'inchiesta, il locale, nessun altro ha avuto conseguenze, pizza al botulino, Adriano Irpino è giallo sulla morte di una donna di 46 anni appunto in una pizzeria della cittadina in provincia di Avellino, si sospetta fortemente del botulino. Andiamo ad altre notizie, Michael Schumacher, l'avvocato della famiglia, spiega perché nessuno sa come sta il legale, si sofferma sul motivo della mancanza di informazioni ufficiali dal giorno dell'incidente a oggi, solo Corinna e i figli possono scegliere cosa dire. E invece per quanto riguarda uno studio che è stato fatto, un'indagine, quanto costa educare un figlio, anche fino a 730.000 euro e pesa l'aumento dell'inflazione. Secondo un recente studio, appunto, una famiglia impiegherà per l'educazione dei propri figli tra i 55 e 730.000 euro ciascuno, facendo i conti anche con l'inflazione. Lo scorso anno, infatti, il range di spesa era un po' più basso. Il tumore al pancreas, torniamo su questa notizia perché può essere davvero una svolta per le nuove speranze che arrivano con lo studio pubblicato, il meccanismo chiave che ne promuove la formazione e quindi i ricercatori dell'ospedale San Raffaele di Milano individuano un nuovo potenziale bersaglio terapeutico per rallentare la progressione del tumore al pancreas. Il bonus psicologo perché è fermo da un anno, ecco che cosa serve per farlo ripartire nel 2024, avviato dal governo Draghi. Nel 2022, da 10 mesi, il bonus psicologo è di fatto congelato perché manca il decreto attuativo per poter richiedere il sussidio. E invece bonus asilo nido, mamme congedi, le misure per natalità e figli, in questo caso un mese di congedo parentale pagato al 60%, meno contributi da pagare per le mamme lavoratrici, un bonus nido rafforzato, assegno unico più alto alle famiglie, sono le misure appunto per figli e natalità. Scappa dal bar senza pagare, 15 anni dopo invia i soldi e una lettera di scuse, voglio riparare. Pensate, un fatto incredibile, insomma, se vogliamo, perché un sabato sera di 15 anni fa venni nel vostro locale, con alcuni amici bevemmo qualche calice di vino, per goliardia ce ne andammo senza pagare. Dopo 15 anni ha inviato soldi e anche una lettera di scuse. Beh, questa potrebbe essere la notizia più curiosa del giorno sicuramente, poi si torna ancora a parlare di manovre, anche in questo caso c'è curiosità, cosa è rimasto e cosa no, pensioni, stipendi, le misure attuali rispetto alla bozza che ha tenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre scorso, il governo su molte misure ha dovuto fare retromarcia. Altra news, latte materno, il punto sulle proprietà bioattive su molti altri effetti benefici. Recenti studi hanno mostrato che nella formula appunto del latte materno sono presenti gli acidi nucleici in grado di modificare l'espressione dei geni e la predisposizione ereditaria a sviluppare certe malattie. Lasciamo questa serie di notizie flash, andiamo invece alle prime pagine dei quotidiani, ci portiamo adesso al Corriere della Sera per l'apertura, lo scherzo telefonico del quale parlano tutti i giornali, lo scherzo telefonico di due comici russi, Meloni risponde, Kiev c'è stanchezza e poi la Premier si risvegliò in una scena di Totò Truffa, il racconto di quanto è successo. Francesco Totti, Ilari, voglio trovare un nuovo equilibrio, ha detto l'ex calciatore della Roma, intanto l'onda antisemita in Europa, questa è la notizia più importante, a centropagina, centinaia di stranieri e feriti gravi via da Gaza, Tajani usciti, 4 italiani. E intanto altre pietre d'inciampo danneggiate a Roma, fuoco e svastiche alla sala funebre ebraica di Vienna. Un clima davvero, davvero molto difficile. Lo schianto in auto dopo la festa di Halloween, morti due amici, l'incidente a Milano. E dal Corriere della Sera a Repubblica con il titolo Meloni, la beffa russa, due comici moscoviti che sono riusciti ad aggirare i controlli, a parlare con la Premier fingendosi il leader dell'Unione Africana. La Presidente del Consiglio nella telefonata fake dice stanchi del conflitto in Ucraina, poi scopre il raggiro, sostegno a Kiev, la dichiarazione successiva, i due autori dell'inganno, non siamo spie, lei ci ha richiamato. Stranieri e malati via da Gaza, anche 4 italiani, l'allarme del Papa, c'è ancora l'antisemitismo. Washington, la striscia torni nelle mani dell'autorità palestinese.
la fotonotizia che vedete appunto e che riguarda gli stranieri che hanno lasciato Gaza, e poi invece sorpasso Mediaset, profondo rosso per gli ascolti Rai, situazione difficile in questo autunno per la Rai. Zaia, niente limite ai mandati per i governatori, lo dice appunto nel suo intervento. E ancora si parla di Lucca Comics, uno degli eventi di questo periodo, i fumettisti disertori, e c'è una riflessione appunto su quanto sta accadendo, una riflessione doverosa e importante che dobbiamo fare tutti i giorni. Il clima impazzito è l'urlo della natura, Carlo Petrini che interviene sulla prima pagina di Repubblica. La Stampa invece con la fotonotizia, il confine dell'umanità alla frontiera con appunto il passaggio solo i palestinesi, con doppio passaporto liberi anche 5 italiani, ma c'è una situazione insomma incredibile, vivere e morire nei campi profughi, scrive la Stampa. Se il figlio di Bibi diserta a Miami, in questo caso appunto una storia che riguarda Israele. Meloni, la telefonata beffa su Kiev, Occidente stanco della guerra, due comici russi ingannano lo staff della Presidente. PD in piazza per pace e salari, premierato pericolo per l'Italia, l'intervista Schlein che chiama gli alleati alla manifestazione. Università Bernini, duro fermare i nostri cervelli in fuga, la missione da parte del Ministro. E poi quelle bugie continue sui fondi per i disabili, e in questo caso la pagina dei diritti, così l'intervento di uno specializzando mi ha condannata alla sedia a rotelle. Abbiamo letto questa notizia, Sabrina Di Girolamo doveva effettuare un intervento di routine, è rimasta appunto sulla sedia a rotelle. Il Messaggero, manovra, aumenti estesi agli statali precari, soldi per 420.000, prelievo bancomat anche al supermarket. Poi Gaza fuori, i primi profughi escono dal varco di Rafa in 500, ci sono anche 4 italiani, era impossibile rimanere. Gli Stati Uniti inviano i cacciatori di ostaggi, il Papa al TG1 dice servono due stati, l'antisemitismo c'è e come. Con i coloni armati, Dio ci dice di restare qui, questo è il reportage appunto ed è anche la fotonotizia. Poi era già denunciato, nessun controllo sull'animatore orco a Perugia, ignorato il divieto di avvicinamento ai minori dopo le molestie a una bimba di 6 anni, sapete questo fatto che è accaduto al lago Trasimeno. Vediamo di trovare un'altra notizia con ovviamente quello che è il calcio sempre in primo piano, si parla di difensori e di difensori che sono insomma dei punti di forza per Lazio e Roma. Andiamo avanti perché tra l'altro non abbiamo moltissimo tempo, quindi le Iene di Putin contro Giorgia, la burla è un intrigo, le impronte dei servizi russi sulla finta telefonata al premier, lo zar cerca l'incidente con Kiev, la sinistra sfrutta l'attacco. Il titolo di Libero, più che altro il riassunto di Libero per quanto è successo. E poi caccia all'ebreo in mezzo mondo, ma Elli spara, voglio vigilare sull'islamofobia, l'intervento critico contro la Schlein. Lo stop a Schengen funziona, piante dosi, primi risultati positivi dai controlli a est. Per quanto riguarda una giornata di nera e di bianca, rapina Briatore con il monopattino, questo è accaduto a Milano, e Taffo che sbarca in TV, moriremo da ridere, una riflessione insomma su quello che sta accadendo. Il giorno dei morti, il 2 novembre, è la festa della patria, lo dice Antonio Socci. Adesso il Fatto Quotidiano con il titolo "Per farle dire la verità ci voleva uno scherzo", riferimento a Meloni, retromarcia sull'Ucraina con due comici russi, la fotonotizia e accanto anche la foto, il montaggio, insomma, per il film di Totò che vedete a fianco alla Meloni se siete collegati sul canale 91 e ci seguite in TV ovviamente, altrimenti vi diciamo noi quello che sta accadendo e vi diciamo noi che la Rai vuol chiudere il programma della De Girolamo, De Girolamo cola a picco, avanti popolo, pronto all'addio, anzi vicino all'addio in questo caso. Sgarbi ha taciuto, le società rischia l'incompatibilità, ancora un attacco a Sgarbi, e poi Israele nel tranello di Hamas, guerra urbana, peggio dell'ISIS, ancora bombardato il campo profughi, in questo caso la striscia di Gaza che davvero è sempre incandescente purtroppo al centro del conflitto. Con la Pesce di Martino, la musica deve tornare politica, modello anni 70, lo dicono i due artisti in questo intervento dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. Per altri interventi, per gli altri quotidiani, per altri aggiornamenti è questione di poco, rientriamo subito in diretta. Rientriamo già con un ospite in collegamento con noi, salutiamo Maurizio Pozzi, segretario della Federazione Medici di Famiglia di Siena, buongiorno.
Pronto? Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Buongiorno. Segretario del sindacato FINGE, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Okay. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovato sulle frequenze di Radio Siena TV. Per quanto riguarda il primo intervento, diciamo, per quanto riguarda la prima chiacchierata, la prima intervista, la prima domanda, vorrei andare al Corriere del Mezzogiorno che voi vedete nelle immagini TV. Nuova aggressione, lo spot shock dei medici in tenuta da guerra. Questo apprendiamo dalla notizia che arriva dalla Campania, dal Corriere del Mezzogiorno. Geriatra picchiata dalla figlia di una paziente, l'ordine dice ora basta, la politica faccia qualcosa. Il primo intervento non è questo il motivo della nostra intervista, però vorrei insomma un giudizio da parte sua, visto che abbiamo questo aggiornamento e questa news questa mattina. Massima solidarietà alla collega e ovviamente a tutti i colleghi di tutta Italia, chi è giornalmente al lavoro per svolgere le attività. Siamo anche in un periodo difficile storicamente, quello post-Covid, in cui il carico di lavoro dei medici, la necessità di rispondere sempre a maggiori domande, l'ansia crescente dei pazienti determina sul versante degli operatori una difficoltà aggiuntiva di lavoro che talvolta si può ripercuotere anche, come dire, in uno screzio, in una difficoltà, ma non è assolutamente, minimamente accettabile che questo si trasformi in una violenza e un'aggressione, né fisica né verbale. Qui c'è una sottovalutazione dell'argomento, provvedimenti che dovevano essere presi ancora sono insufficienti. Segnalo, tra l'altro, in quanto rappresentante dei medici di medicina generale, che siamo ancora esclusi dal luogo della segnalazione degli eventi aggressivi, mentre tutti gli operatori sono inseriti in una segnalazione apposita, sono persino dimenticati di mettere in questa possibilità di segnalazione il medico di medicina generale. È evidente che il rapporto fiduciario che esiste tra il medico e i propri pazienti, medico di famiglia e i propri pazienti, è tale che fa sì che le aggressioni siano significativamente ridotte rispetto ad altri operatori, meno violente perché c'è una conoscenza diretta e continuativa, però non è accettabile questa cosa. Come non è accettabile che le sedi della Guardia Medica non siano ancora sufficientemente protette rispetto ad aggressioni che si verificano in periodi che, ovviamente, essendo un'unità assistenziale, sono anche e in gran parte periodi notturni. E questo è vero, una riflessione che ci sembrava doverosa per arrivare all'argomento che avevamo insomma stabilito, e cioè io cerco un po' anche di fare l'avvocato del diavolo, cerco di portare in questo caso all'interlocutore le domande che i cittadini vorrebbero fare, e cioè si parla di scorte limitate, di poche scorte per i vaccini per quanto riguarda i medici di famiglia. Allora qual è il controsenso? Da una parte ci chiedono di vaccinarsi e di farlo soprattutto per quanto riguarda le categorie più deboli, dall'altra ogni anno siamo a dire però le scorte sono poche, quindi c'è da fare questa, come dire, anche questa discussione, questa riflessione ogni volta. Beh, intanto mi consente di dire che ognuno faccia una seria e profonda riflessione per vaccinarsi. La vaccinazione è uno strumento potente dal punto di vista clinico, consente di evitare una malattia con un rischio assolutamente insignificante, consente di salvaguardare la propria salute, di non incorrere in una banale influenza, ma soprattutto di non incorrere nelle complicazioni di queste forme influenzali. Abbiamo visto la componente più tragica delle evoluzioni durante il SARS-CoV-2, durante il Covid, fatti che esistono anche ora, notevolmente ridotti, ma esiste ancora la circolazione del virus, esistono settimanalmente, ogni medico vede qualche caso, quelli gravi sono pochissimi, tuttavia c'è ancora qualche ricovero in terapia intensiva e purtroppo qualche decesso. Comunque la vaccinazione rimane un fatto potente,
uno strumento, un presidio sanitario indispensabile. Ognuno si deve valutare coscientemente questa cosa e non sottovalutare che se non siamo agli allarmi degli anni 20-21, tuttavia la forma influenzale ogni anno porta via le sue vittime per complicanze, anche quella di tipo ordinario, l'influenza stagionale classica. Per cui l'invito è andate a vaccinarvi e non vi fate illudere dalla stagione particolare, perché siamo ancora una stagione in cui al sud si fanno ancora bagni al mare, siamo ancora una stagione calda, però con l'arrivo del freddo i virus a temperatura fredda proliferano molto più velocemente, si trasmettono quindi con maggiore facilità perché cominciano ad essere colpite le persone e tornerà ancora la forma influenzale. Noi abbiamo ora i vaccini, in Toscana c'è una distribuzione che è garantita tramite le farmacie territoriali, per cui la vaccinazione è iniziata ovunque, sono stati per primi vaccinati gli anziani delle RSA, in alcuna parte è stata una vaccinazione massiva, e vaccinatevi, li troveremo. Ecco, quindi diciamo questo allarme sulle scorte non è propriamente reale. Mi spiace, ho applicato una galleria, può essere che c'è qualche secondo di interruzione. Sì, infatti sentiamo un po' il collegamento che va a tratti, fra poco il dottore ci darà la risposta a questa domanda, parlavamo appunto di un allarme scorta. Ecco, sono uscito dalla galleria, ci siamo. Ovviamente tutto dipende, non è che esiste una consegna senza limiti, no? Esiste una consegna programmata e sulla base del fabbisogno è stata consegnata una condizione programmata. La regione farà i suoi conti, ma se ci sarà una richiesta importante di vaccinazioni, noi avranno la possibilità di avere le consegne supplementari. Io dico, rivolgetevi al vostro medico di famiglia, perché c'è anche una rete esterna che consente di capire la domanda di vaccinazione che si sta verificando, e quindi se dovesse capitare questa evenienza di una maggiore richiesta di vaccini, la regione ricorrerà alle scorte supplementari o fare ulteriori ordinativi. Al momento non sono segnalate difficoltà di consegna. Okay, no, quindi... difficoltà di consegna rispetto alla vaccinazione anticovenziale. Rispetto al Covid c'è una consegna dilazionata, esistono ancora le confezioni da 6 dosi, per cui bisogna fare gruppi di 6 persone per non disperdere il vaccino. Certo, se arrivano solo 4, 2 dosi poi vanno buttate perché non sono riutilizzabili il giorno dopo. Certo. Quindi occorre ancora questa modalità organizzativa che ovviamente non facilita le cose, perché fare telefonate, organizzare gruppi di 6 e quindi un impegno dei medici e delle segreterie che sono abbastanza importanti. Grazie allora per questo suo intervento, per le notizie che ci ha fornito, soprattutto perché abbiamo voluto fare il punto della situazione per quanto riguarda la situazione proprio dei medici di famiglia e per quanto riguarda la vaccinazione. Buona giornata, un saluto. Un saluto anche a lei e un nuovo appello, vaccinatevi. Giriamo l'appello a chi ci segue, buona giornata al dottor Maurizio Pozzi che ci ha tenuto compagnia in questi minuti parlando delle vaccinazioni e parlando delle scorte che hanno a disposizione i medici di base, mentre noi siamo pronti già, grazie a Franz, prontissimo nel girare un collegamento e passarlo ad un altro, siamo pronti per le previsioni del tempo, andiamo dal Consorzio Lamma.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti. Iniziamo a vedere l'immagine a satellite, ci mostra l'avvicinamento di una intensa perturbazione in arrivo da ovest, legata a un minimo, a un profondo minimo di pressione che è al momento sulla Manica, porterà forte maltempo anche sulla nostra regione e anche venti decisamente forti da sud. Guardiamo la previsione per oggi, mattinata piogge sul nord-ovest, altrove cielo tra nuvoloso e molto nuvoloso, venti in rinforzo da sud. Tra il pomeriggio e la sera arrivano dei temporali, temporali anche intensi, per cui prestare attenzione, temporali che nella zona centro-meridionale della regione potrebbero arrivare nella tarda serata, quindi nella seconda parte della serata. Uno sguardo poi alla giornata di domani, ancora un po' di incertezza, qualche pioggia sulle zone orientali e centrali ancora residua in mattinata, venti forti di libeccio con forte mareggiata sul Mar Ligure. Nel pomeriggio si rinnovano le condizioni di stabilità, arrivano dei rovesci e dei locali temporali sulle zone centro-settentrionali della regione. Con questo è tutto, vi restituisco la linea. Grazie, ci ritroviamo domani per l'ultimo aggiornamento della settimana e quindi parleremo anche del weekend. Buona giornata e buon lavoro. Una buona giornata a tutti. Abbiamo il tempo per chiudere con la nostra rassegna stampa delle pagine nazionali dei quotidiani. Siamo al Manifesto con Meloni beffata dai comici russi. Questo è il titolo, sapete, di questa telefonata. Doveva esserci dall'altra parte un politico africano, in realtà appunto c'erano due comici, la premier parla a ruota libera. E poi nel tunnel la fotonotizia con lo scambio di prigionieri o conquista, aiuti o assedio, tregua o guerra. Sotto Gaza in macerie, ci sono 240 ostaggi, ma per riaverli ogni piazza di Tel Aviv è divisa da politica, etnia e classe. Un solo accordo via Netanyahu. Altre bombe, si combatte a Gaza City e poi l'allarme antisemitismo, il rogo nell'ala ebraica del cimitero di Vienna. Andando a scorrere con Avvenire, segnali d'odio a Roma nel mirino, quattro pietre d'inciampo, a Vienna il cimitero ebraico insieme all'accanimento antisemita, ora cresce l'allarme per l'islamofobia, nuovi episodi di fanatismo razziale e religioso in Europa e l'onda lunga del 7 ottobre. Il Papa, non abituarsi all'orrore, le parole del pontefice. E invece per quanto riguarda l'Ucraina, l'ora dei rientri, 4 milioni da inizio anno, in Europa vita troppo cara, in 24 ore record di attacchi russi. Poi il governo con lo scherzo che corre sul filo, trappola russa per Meloni, la premier parla di Ucraina e migranti con due comici, adesso è bufera, tante le polemiche che sono seguite a questa vicenda. Il Sole 24 Ore, la notizia del Papa che dice la guerra è una sconfitta, servono due stati, no all'antisemitismo. E invece per le pensioni 110% e BTP, la spesa corre, sono tre argomenti nella legge di bilancio, appunto pensioni con interessi, previdenza, super bonus, 62 miliardi di uscite in più nel 2024 per i titoli di Stato, costi su. E per quanto riguarda la Fed, lascia i tassi invariati ma l'inflazione alta e monitoriamo i rischi. Le notizie che arrivano dall'economia, il clima muta, rivoluziona la mappa del vino nel mondo, così arrivano nuovi produttori, cambiamenti ambientali e dunque novità che riguardano le aziende del vino. La Gazzetta dello Sport, Inter-Juve, dite la verità, scudetto e non solo, perché il derby d'Italia non è mai banale, è il mese della grande sfida, ma la pressione è già altissima e le partite con Atalanta e Fiorentina sono un rischio per le squadre. Zhang si tiene il club e quindi si parla dell'Inter che rimane nelle mani della proprietà che è attuale. E poi Pogba, prima sconfitta, niente TAS diretto, la squalifica per doping sarà di almeno 2 anni. Per Torino aspetta i super 8 del tennis, Sinner sfida Djokovic, in questo caso invece per la Coppa Italia di calcio, Cagliari nuova rimonta, oggi il Toro d'Assalto, Genoa e Parma, ok, nelle partite giocate ieri. Prima di andare in pubblicità, la notizia del giorno in 100 secondi, più che altro la notizia di queste ultime ore, visto che c'è stata poi la pausa festiva, però noi vogliamo fare un riepilogo, vogliamo soprattutto l'approfondimento e quindi diamo la parola al nostro direttore Matteo Borzi. La notizia del giorno di oggi ci porta a parlare di politica e in particolare delle prossime elezioni amministrative in molti comuni della provincia di Siena.
Cosa pensano i sindaci del Senese della proposta di ricoprire la carica di primo cittadino per un terzo mandato anche per i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti? Noi lo abbiamo chiesto proprio ai diretti interessati e il coro a favore è unanime. Terzo mandato sì o terzo mandato no? È dunque questo il nuovo dilemma della politica. In queste ultime settimane è in corso un dibattito acceso e trasversale sul limite dei due mandati per i presidenti di regione e per i sindaci sopra i 5.000 abitanti. Non a caso queste sono le uniche due cariche elettive per le quali nel nostro ordinamento è previsto questo limite stringente. Se il tema a livello regionale resta ancora più lontano dall'interesse cittadino, diverso invece è soprattutto in provincia di Siena il caso di tanti comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti che nella prossima primavera andranno al voto. Sui 29 comuni in scadenza, tolti Poggibonsi e Colle Valdelsa che sono sopra i 15.000 abitanti, sono 11 quelli oltre i 5.000 che andranno verso il rinnovo delle amministrazioni e ben 6 con sindaci in scadenza del proprio secondo mandato consecutivo: Abbadia San Salvatore, Castelnuovo Berardenga, Chianciano Terme, Monteroni d'Arbia, Sovicille e Torrita di Siena. Il coro dei 6 sindaci è all'unisono e si schiera a favore della possibilità di prevedere un terzo mandato contro ogni tipo di vincolo, una voce comune a tutti al di là delle diverse visioni politiche e soprattutto lontana da qualsiasi tipo di interesse personale. Notizie di aggiornamento che arrivano dall'ANSA, quella più fresca, quella più recente, riguarda i nuovi scontri tra Israele e Libano e questo accade alle 5 del mattino, poi invece a Tokyo apertura e rialzo della borsa e ancora durante la notte altri scontri tra gruppi di estrema destra e antifascisti. Per il terremoto, la notizia che forse avete saputo ieri sera, in tarda serata o nella notte, il terremoto in Indonesia, la scossa di 6.1 sull'isola di Timor. E per quanto riguarda invece Siena, morto Luigi Berlinguer a Siena, camera ardente al rettorato. Le notizie della Toscana invece con la news di cronaca, ucciso con un pugno d'altopascio, arrestato ventenne per omicidio per futili motivi, la vittima un turista 75enne. Ci sono anche 13 indagati per favoreggiamento, sono stati reticenti con gli inquirenti. La copertina della Nazione oggi dedicata a Meloni e alla telefonata con una telefonata a trappola dei russi con i due comici, l'odio in casa con quello che invece è accaduto a Milano, la stella di David sul muro, paura per i nostri figli, Vienna svastica al cimitero ebraico e quindi non bisogna certo minimizzare. L'odio in casa si scrive con eventi che hanno riguardato Milano, Roma, Vienna e Parigi, poi riapre il valico, i primi italiani via da Gaza e per le scotte partono i lavori del rebus per i parcheggi. Questa situazione senese non è l'unica nella copertina della Nazione perché c'è anche PNRR, 1 miliardo di finanziamenti per la provincia. Scorriamo allora le pagine, andiamo ancora avanti con la trappola alla Premier, i comici russi al telefono, la sicurezza violata e Gaza spezzata in due invece per un Medio Oriente in fiamme, Tel Aviv stringe la morsa, comando degli Stati Uniti sul terreno, pronti a blitz per gli ostaggi. L'antisemitismo a Milano trova una stella di Davide disegnata sul muro di casa, ho paura per le mie figlie. Il costituzionalista con premierato all'italiana ed è una delle riflessioni di questi giorni, problemi di stabilità non si risolvono cambiando la carta. Andiamo ad altre news, lo schianto all'alba dopo la festa, guida ubriaco e senza patente, 2 giovani morti, 10 feriti in un incidente in Lombardia. La Garisenda di Bologna, la torre e la tutela UNESCO, il ministro non basterà, preoccupazione per quello che sta accadendo dunque a Bologna in Emilia. Ucciso con un pugno, violenza folle in Toscana, a Lucca, la tragedia in vacanza, arrestato un ventenne a 3 mesi dall'omicidio, lo colpì con uno sguardo, per uno sguardo appunto era successo questo ed è un gravissimo fatto di cronaca riportato in primo piano. I conti della nostra salute con la sanità che stringe la cinghia, 200 milioni da recuperare, cambiano i criteri sugli acquisti, insomma anche a livello di sanità regionale c'è qualche problema.
Mentre per noi è arrivato il momento di andare invece alle notizie di Siena con la copertina del fascicolo della Nazione, condannato per violenza ma è innocente. La Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Siena, ventenne viene assolto. Per le scotte, nuovi direttori, l'azienda ha scelto i reggenti e nominato le commissioni. I consiglieri tornano a scuola, Fazzi in cattedra, un corso di formazione. Gaiola Inchianti, ex cantina Ricasoli, lavori con il bando da 700.000 euro e il progetto PNRR, 1 miliardo di fondi a Siena e provincia. È morto Luigi Berlinguer, l'ex ministro e rettore, Siena in lutto e l'albero caduto in via delle Province, altri due pini a rischio, il comune intervenga. Ci sono dunque aggiornamenti e soprattutto l'allerta anche per quello che è accaduto a livello meteo, allerta per alcune piante pericolanti. Le sfide della città, PNRR, oltre 1200 progetti, quasi 1 miliardo di fondi Unione Europea per la provincia di Siena, alle scotte, rebus, parcheggi e viabilità, in arrivo navette e un'area di sosta. Condannato per violenza sessuale, la Corte d'Appello è innocente, quindi ribaltata la sentenza, mentre tra i temi della salute, direttori ad interim, ecco i nomi dei reggenti alle scotte con le prime decisioni e i primi nomi ovviamente. Il pino caduto in via delle Province, altre due piante ora vanno tagliate, grande preoccupazione di alcune famiglie che abitano in zona, scriveremo al comune, serve un intervento immediato, la grande paura dopo quello che è accaduto. La città in lutto, la scomparsa di un protagonista, l'addio a Luigi Berlinguer, politico, rettore e ministro, ricoverato alle scotte per qualche settimana, è morto in una casa di riposo. Con lui l'università diventò grande, firmò la riforma dei corsi di laurea 3+2. Vita di Contrada, immancabile appuntamento nelle pagine della Nazione, poi emergenza plasma in Valdelsa, vite da salvare, accorato appello del gruppo Fratres e per un'altra news dalla stessa zona, è l'ora dell'adeguamento sismico, siamo a Poggi Bonzi, avviata la procedura della gara di appalto per il nido Gianni Rodari. Adesso una notizia con un po' di inquietudine per quello che sta accadendo con minacce scritte, come abbiamo letto, in varie parti d'Italia. Le scritte in favore di Hamas, sconosciuti hanno agito lungo la pista ciclabile, questo è accaduto a Colle Valdelsa, e invece ad Abbadia, ex scuola, ci siamo pronti, 2 milioni per i lavori ad Abbadia San Salvatore, dunque novità che arrivano per l'infrastruttura. Roberto, la malattia e poi la rinascita, il campione toscano di triathlon con la storia di questo personaggio, si parla di Montepulciano appunto e di una sfida vinta per quello che lo riguarda. Rimaniamo in tema di provincia di Siena, adesso ci spostiamo a Castellina in Chianti, andiamo dal sindaco Marcello Bonecchi che è collegato con noi, che salutiamo, buongiorno. Dell'opportunità di questo collegamento, grazie, buongiorno. Grazie sindaco, buongiorno, c'è un po' di, come dire, inquietudine, preoccupazione, interrogativo per quello che è un dato e che riguarda il calo demografico a Castellina, ma davvero il vostro comune così bello, apprezzato, vissuto, rischia lo spopolamento? Ma allora no, rischia lo spopolamento mi parrebbe una parola eccessiva. Comunque, però, come tutti i comuni, i piccoli comuni, abbiamo dei momenti più di picco verso l'alto e poi anche piano piano si discende. Questo è dovuto anche all'arrivo delle famiglie straniere che poi si stabiliscono anche qui sul territorio e quindi poi una volta stabilizzate poi diciamo questa roba si procreare negli anni. Chiaramente noi come comune è un po' un dato questo generalizzato che la natalità non è che sia importante, soprattutto noi vediamo che figli piccoli, molti sono delle persone straniere che si sono inserite piano piano qui nel nostro territorio. Il comune sta cercando di mettercela tutta, offrendo sempre più servizi, quindi senza dover dire non vado ad abitare a Castellina perché mi manca quel servizio. Stiamo lavorando per darli tutti, noi si parte col nido anche perché per dare delle possibilità quindi alle famiglie di lavorare eccetera. Poi noi abbiamo a volte anche, questo lo dico perché per numeri piccoli di abitanti come siamo noi è significativo, noi abbiamo due RSA, due case di riposo e che dei momenti ci sono le persone che vengono
da noi nelle case di riposo automaticamente prendano anche la residenza, e questo a volte sfalsa anche un po' il nostro stato civile sostanzialmente come numero. Poi però si sta cercando di fare ancora, ora abbiamo in progetto di fare una nuova scuola a 0-6 anni, abbiamo ristrutturato e certificato le scuole primarie, insomma si sta cercando di mettercela tutta, mettiamo dei soldi importanti anche dal nostro bilancio per i contributi degli affitti. Chiaro, gli affitti non sono quelli meno costosi da noi, però noi si cerca appunto di pianificare dando i nostri contributi. Ecco, Sindaco, ha parlato di servizi il Sindaco Marcello Bonecchi, che è ospite nella nostra trasmissione. Il motivo per cui si tende qualche volta a lasciare, diciamo così, il paese per andare magari in un centro più grande è proprio l'assenza di qualche servizio? È questa la molla che può spingere, diciamo, al trasferimento? Ma io non credo che sia una questione i servizi. Chiaro, un giovane preferisce stare più vicino alla città, poi magari una volta adulto può ritornare anche la voglia di ritornare in un paese, e poi noi siamo vicinissimi a Siena, vicino alla stazione ferroviaria, l'abbiamo qui a 4 chilometri, siamo vicini a Poggibonsi, comunque siamo anche vicini a Firenze alla fine. No, io credo c'è un po' di... io credo che sia anche una questione che noi siamo molto strutturati sul turismo, ora, oggi, come oggi, e il turismo dà anche lavoro, ne dà tantissimo, però molto è un lavoro stagionale, e quindi magari questo uno invece di stare qui può preferire venire a lavorare qui da noi, ma magari c'ha una casa più vicina alla città, ecco, questo è. Poi c'è anche, e noi però anche qui vogliamo cercare di dare più opportunità anche di abitazioni. Ora stiamo facendo il piano di recupero della ex Nicolai, dove ci verranno anche tanti appartamenti, perché proprio nell'intento di offrire sempre di più, perché uno voglia stare a Castellina e ci voglia stare nel miglior modo possibile. Noi ce la mettiamo tutta, non è facile, però ci si lavora, ecco, tutti i giorni, questo certamente. Intanto, riflessione che è importante, apprezzabile: godetevi il vostro meraviglioso comune, il vostro meraviglioso territorio, speriamo di risentirci magari con un aggiornamento che possa favorire anche il ritorno da parte di chi se n'è andato a Castellina in Chianti. Sindaco, grazie, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi e buona giornata, a disposizione come sempre, grazie. Lo sappiamo e la ringraziamo per questo, un saluto a Marcello Bonecchi. Fra pochissimo, dopo la pausa, saremo ancora in provincia di Siena per una importante iniziativa della quale vogliamo parlare questa mattina. Se le notizie ci portano a parlare della guerra praticamente di continuo, noi vogliamo anche e soprattutto parlare di pace quando è possibile, quando ci sono delle iniziative importanti come quella che vi presentiamo adesso, tra l'altro con un ospite di riguardo questa mattina. Buongiorno Siena, l'onorevole Rosy Bindi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno e ben ritrovata. Parliamo dell'iniziativa di sabato, ore 21, la fiaccolata per la pace a Siena Lunga. Sì, una fiaccolata organizzata dall'amministrazione comunale, alla quale parteciperà anche il Cardinale, e con la quale vogliamo esprimere il nostro desiderio di pace, la nostra determinazione di popolo di questa terra per costruire la pace in tutto il mondo, ma con un'attenzione particolare in questo momento, oltre che alla guerra che Ucraina, russo-ucraina, anche soprattutto a quello che sta avvenendo nella terra di Gesù, in Palestina, e lo faremo con un atteggiamento al quale ci hanno abituato anche almeno nella nostra diocesi
di Montepulciano, in maniera particolare il vescovo Cetoloni. Nella terra del Signore si scontrano non due torti, ma due ragioni. Non possiamo essere equidistanti, dobbiamo essere equivicini. Lo Stato di Israele esiste, ha diritto ad esistere in sicurezza. Il popolo palestinese ha diritto ad uno Stato, ha diritto a sentire propria la sua terra. Sappiamo bene come è incominciata questa ultima fase di una guerra che dura da tanti anni, perché questo disegno non è mai stato pienamente realizzato, quello di due popoli, due Stati. Sappiamo bene chi ha incominciato il 7 ottobre, ma vediamo anche oggi chi sta praticando un'invasione e un eccidio di innocenti nella striscia di Gaza. Ecco, noi staremo dalla parte delle vittime, dalla parte dei bambini di Israele che sono stati rapiti e uccisi, e siamo dalla parte dei bambini della striscia di Gaza che vengono bombardati in questi giorni. Siamo dalla parte di chi subisce una vera e propria crisi umanitaria, perché manca l'acqua, mancano i medicinali, manca tutto ciò che può servire ad una comunità per vivere serenamente. Siamo dalla parte di coloro che vengono anche in Europa attaccati con gesti di antisemitismo. Perché siamo dalla parte dei popoli? Siamo dalla parte dei bambini. Perché i palestinesi non sono Hamas? E perché anche gli israeliani e gli ebrei non sono identificabili con gli errori dei loro governi. E questo dunque per quanto riguarda l'iniziativa, la volontà di arrivare alla pace, che purtroppo, nonostante i vari appelli, i vari interventi, anche quello del pontefice, sembra ancora molto lontana purtroppo. Sì, sembra molto lontana, ma come ha detto il Papa appunto ieri sera, con la guerra tutto è perduto. Il progetto da perseguire è quello che è all'inizio di questo percorso. A 70 anni questa incapacità della comunità internazionale a mettere d'accordo questi due popoli e queste due realtà. Ecco, io credo che noi non dobbiamo mai perdere la speranza e dobbiamo sempre ricordarci che i popoli vogliono la pace, non vogliono la guerra. Le guerre vengono sempre dichiarate dagli errori dei governanti, dei potenti, ma i popoli, coloro che subiscono le conseguenze peggiori della guerra, i bambini, le donne, i poveri, vogliono la pace. E io credo che la nostra terra sia una terra che ha una vocazione di pace. E vogliamo in questo momento unire anche insieme all'istituzione comunale anche l'impegno appunto della comunità ecclesiale con la presenza del cardinale. Ecco, è un segnale di unità anche delle istanze laiche e anche delle istanze credenti e religiose, sapendo che la religione e l'unità tra le religioni è un altro per via da percorrere per costruire la pace. Allora, ricordiamo sabato ore 21 la partenza da Piazza della Stazione, l'arrivo in Piazza Garibaldi, ci sarà il sindaco, la rappresentanza ovviamente dell'amministrazione comunale, quindi il sindaco Zacchei, ci sarà in rappresentanza del comitato per il centenario della nascita di Don Milani, appunto Rosi Bindi che è la presidente, che è qua con noi, ci sarà il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, quindi questa iniziativa insomma che abbiamo voluto sottolineare. A noi restano pochi secondi nel salutare l'onorevole Rosi Bindi, una parentesi politica. Però, visto che Rosi Bindi è stata alla guida del Partito Democratico, come giudica questo blocco totale del PD senese? Non c'è una via di sbocco? Che cosa sta succedendo? Non lo so, perché anche perché nelle questioni senesi non sono mai riuscita ad entrare pienamente a capire fino in fondo le dinamiche. Però se lei me lo consente io vorrei usare questi secondi che abbiamo a disposizione per ricordare Luigi Berlinguer, per esprimere le mie sentite condoglianze a tutta la famiglia, a tutte le persone che l'hanno conosciuto e all'università della quale è stato rettore, con il quale abbiamo condiviso
il governo dell'Ulivo, nel quale insomma che era la radice, quella che doveva essere la radice del Partito Democratico. Ecco, io credo che si debba tornare allo spirito di quegli anni, nei quali due storie molto diverse, due biografie molto diverse, come la mia e come quella del magnifico rettore dell'università. Io ero un modesto ricercatore, io venivo dal mondo cattolico e lui dalla tradizione comunista, siamo stati nello stesso governo, abbiamo fatto le riforme, abbiamo anche in qualche modo subito la stessa sorte perché siamo stati sostituiti dopo aver fatto riforme, però lo spirito di quegli anni era uno spirito forte. Io credo che se tutto il Partito Democratico a Roma, in Italia e a Siena vuole trovare una via d'uscita, deve ritornare allo spirito di quegli anni. Grazie, saremmo voluti arrivare proprio alla chiusura con il ricordo di Luigi Berlinguer, l'onorevole Rosi Bindi ci ha, come dire, preceduto e siamo contenti di averlo potuto fare insieme questa mattina dopo aver ricordato l'iniziativa di sabato e ovviamente dando l'appuntamento a tutti per questa iniziativa a Sina Lunga. Buona giornata, grazie, grazie davvero per questo intervento. Grazie a loro, grazie. Buona giornata, un saluto. Grazie. E noi siamo pronti a chiudere, siamo andati anche un po' lunghi rispetto ai nostri tempi, siamo pronti a chiudere con le pagine del Corriere di Siena, il titolo: Stellino caccia al parcheggio e le quartiere chiede più spazi per la sosta delle auto, non mancano i timori per il nuovo supermercato. Nel nicchio a scuola di ceramica la fotonotizia dedicata all'arte dei vasai che prosegue appunto nel progetto organizzato dalla Contrada. E poi Associazioni Unite per dire no al tubone, ci siamo spostati con questa notizia al coordinamento a Colle Valdelsa e invece ad Abbadia via Matteotti riapre a inizio dicembre, sospiro di sollievo per i commercianti. Poi ancora per Gugliotti, usiamo un pugnano peraltro, ha detto il sindaco di Sovicille parlando dell'aeroporto, e attenzione perché probabilmente domani ne parleremo anche noi di Ampugnano nella giornata conclusiva di Buongiorno Siena di questa settimana. Calcio di eccellenza, la Robur batte anche lo Scandicci e vola al comando della classifica per il volley di Serie A2, l'Emma Villa Scorzara Reggio Emilia, la vittoria bianco-blu arriva al tie break. È tutto per questa mattina, ringrazio Franzi in regia, ringrazio chi ci ha seguito, l'appuntamento è per domani mattina, ore 7:15, ma tanto lo sapete.